A difesa dei prodotti italiani, la Lega di Treviso con la Coldiretti ha organizzato proprio a Treviso una mega insalata mista. Il racconto in diretta ce lo fa il nostro inviato Matteo Parlato. Eccolo qui, Matteo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, come vedete una grandissima insalata, erano 250 kg all'inizio e come vedete ci sono pomodori, cetrioli e altre verdure fresche, insalate che vengono servite da queste signore a tutti quanti quelli che si presentano qui, gratuitamente. Questa qui è un'insalata, diciamo, antipanico, perché diciamo, la fobia della verdura fresca dovuta a questa epidemia che è nata in Germania ha colpito pesantemente questa zona, che è una zona di grande produzione, e per cui diciamo, la Coldiretti insieme alla Lega e insieme anche alla Regione, c'è pure il Presidente della Regione Zaia lì circondato dai giornalisti, poi cercheremo di parlare pure con lui, hanno organizzato questa grande, diciamo, questa grande mangiata per poter, diciamo, far passare la paura, provando ognuno, diciamo, che questi sono prodotti freschi e che non fanno male. Grazie. E comunque, come vedete, prego. Dici, no, continua Matteo. No, volevo che c'è stato un grande successo, perché guarda, se l'operatore mi segue, qua ci sono le vassoie che sono stati veramente spolverati, per cui insomma sicuramente il prodotto è piaciuto. Sicuramente non hanno avuto particolare paura di prendersi questo battello. No, tutti insomma. Sorridono, no, assolutamente direi proprio di no. Sono tutti sorridenti e nessuno sembra avere mal di pancia o inizio di mal di pancia. Tu hai assaggiato qualcosa? Io sono appena arrivato, però appena finisco il collegamento lo faccio, perché mangiare e parlare mi viene difficile, ancora non sono capace. Matteo, puoi chiedere alle signore se è stata lavata l'insalata, perché tra le cose da fare, insomma, ci dicono lavate bene l'insalata, eccetera. Va bene, allora farò l'interrogatorio alle signore. Questa insalata è stata lavata prima? Certo, certamente. E ci avete messo anche un po' di bicarbonato? No, non serve nelle nostre parti. Avete sentito? Naturali. Ah, perché sono tutti prodotti naturali, non serve, volendo dare un po' di più si può anche farlo, ma noi è proprio... Sono innaffiati con acqua potabile questi, certo, per cui... Certo, sono veramente sani. E hanno apprezzato? Penso proprio di sì, visto il lavoro da stamattina che stiamo facendo, mi sembra di sì. Beh. Anche perché questi non pesano, si può mangiarne quanto si vuole. Beh, allora ne mangerò presso uno. Beh, avete sentito, è stato tutto fatto secondo le regole, che poi come dice il buon senso e come ha anche detto Zaia, è l'importanza di ricordare sempre di lavarsi le mani prima di mangiare e di lavare accuratamente l'insalata o tutti gli ortaggi prima di consumarli. Allora grazie Matteo Parlato, buon appetito anche a te, poi ci farai sapere com'era questa insalata. E noi, il nostro inviato, perché assieme a lui c'è un'altra persona che sta mangiando questa famosa insalata, credo. Matteo, a te la parola, con te c'è Zaia. Esattamente, c'è il Presidente della Regione che, buon appetito, si sta mangiando i cetrioli. E allora, lei non è la prima volta, già quando c'era la viaria si fece una gran mangiata di pollo per dimostrare che non bisogna avere paura. Oggi che lei è un cannibale di paura, se le mangia? No, guardi, noi siamo molto preoccupati del fatto che in Italia si perdono circa 3 milioni di euro al giorno, in Veneto 600 mila euro di questi 3 milioni per la mancata vendita di frutta e verdura, che è assolutamente sicura. L'Escherichia coli, il batterio, arriva da altro, magari da fonti di acque inquinate che hanno inquinato un po' tutti gli alimenti. Senta, ma ora la Russia ha chiuso il mercato e questo crea un problema, cioè un effetto domino, perché poi diciamo i prodotti olandesi si riverseranno in Italia, i pomodori olandesi, anche se sembra paradossale. Che cosa si può fare secondo lei per difendere i prodotti italiani? Guardi, la frutta e la verdura sono sicure, assolutamente sicure, i consigli della nonna sono sempre validi. E ripetiamo i consigli della nonna. Che è quello di lavarsi bene le mani prima di maneggiare il cibo, che questa è una regola basilare. L'altra regola, quando si lava frutta e verdura, di utilizzare acqua molto abbondante in modo tale che ogni impurità se ne vada. L'acqua deve essere ovviamente pulita. Quindi diciamo, con questi buoni consigli e buon appetito, vi restituiamo la linea. Matteo, da Treviso, aspetta un secondo, dimmi. Se possiamo dovremo approfittare della presenza di Zaia, per che si è sempre battuto contro gli OGM, abbiamo sentito le sue dichiarazioni in questi giorni, sì. Vorremmo una sua battuta ancora sul referendum che ormai è vicinissimo, approfittiamo della sua presenza lì con te. Su quale domanda? Sul referendum. Lui si è battuto moltissimo contro gli OGM, sappiamo cosa ha detto in questi giorni, l'acqua. Mi chiedono, lei si è battuto molto, hanno ricordato che lei si è battuto molto contro gli OGM e chiedono una sua battuta sul referendum. Ma guardi, io non do la linea del partito, anche perché ovviamente a livello del partito dobbiamo ancora incontrarci e dovranno esserci poi quantomeno delle indicazioni. Dico semplicemente che le mie posizioni personali le confermo, che sono il no nucleare, l'acqua pubblica, e io ci aggiungo sempre il no all'OGM.
Bene, se non avete altre domande vi restituisco la miglia e poi mi mangio qualcosina pure io. Vorremmo un qualcosa, qualche dettaglio in più sulla posizione rispetto al quesito, soltanto sulla, un secondo. Scusa, non l'ho sentito. Sul quesito rispetto all'acqua, in particolare qualche dettaglio in più. Sul quesito all'acqua. Beh, sul quesito all'acqua io non sono in grado di dare dettagli in più, se si tratta di capire se l'acqua deve essere pubblica o privata io dico sempre che deve essere da parte dei cittadini. Quindi pubblica o privata? Pubblica. Pubblica. Va bene, pubblica. È stato esaustivo? È stato esaustivo, grazie. Il che significa che i cittadini sono i padroni dell'acqua, il popolo è padrone dell'acqua. Il popolo è padrone dell'acqua, eccolo qua. Più chiaro di così mi sembra. Più chiaro di così non poteva essere. Allora buon proseguimento, buon lavoro Matteo, salutiamo anche grazie. Il ministro. Lasciamo libero il presidente. Buongiorno. Allora, a Treviso è iniziata la mangiata di una grande insalata mista in difesa dell'agricoltura italiana, organizzata anche dalla Coldiretti. Allora colleghiamoci in diretta con il nostro inviato Matteo Parlato, che vedo inquadrato già con un ospite. Qual è l'atmosfera lì, Matteo? Beh, l'atmosfera è ottima, l'insalata è stata divorata e invece io sono qui con Giorgio Piazza, che è il presidente della Coldiretti. Allora, questa paura di questa, diciamo, nuova epidemia, quali sono gli suoi effetti collaterali? Sono effetti naturalmente di natura economica, perché oltre 600.000 euro al giorno i nostri produttori perdono, ma il timore che noi abbiamo è che questa cifra sia destinata ad incrementare nel momento in cui non si dà un'informazione completa. Quindi fin quando non si conoscerà la causa, io credo che la paura si farà fatica a combattere, quindi i danni per i nostri produttori saranno in aumento e sempre che ci fanno preoccupare ovviamente. Ecco, ma per esempio questi bellissimi pomodori che vediamo qua, il cuore di bue, esatto, e gli altri pomodori, come facciamo a convincere le persone a comprarli, a spiegargli che sono sicuri, che non devono avere paura e poi li devono lavare bene, insomma fare tutto quello che va fatto? Ma l'orticoltura veneta italiana non ha mai dato fregature, è un'orticoltura di grande qualità, almeno da parte dei produttori, e quindi c'è la certezza che per i mezzi tecnici usati, per la cultura che c'è, per la qualità degli uomini che fanno gli agricoltori in questo paese, in questa regione, abbiamo sempre dato, continueremo a dare la massima garanzia sulla qualità delle produzioni, anche perché noi, ed non è un dato molto insignificante, siamo i primi, noi produttori siamo i primi consumatori dei nostri prodotti e quindi siamo quelli che certifichiamo mangiando i nostri prodotti che sono di qualità. Voi avete fatto quanti chili di insalata? Beh, noi qui abbiamo fatto quintali di insalata. No, ma quella che vi siete mangiata oggi. E chi lo sa, parecchi chili, in quintali dico. E comunque se la sono finita tutta. E poi abbiamo sentito anche il presidente Zaia per farci spiegare dalle sue parole quali sono i diritti dei consumatori e i doveri dei produttori, come ci spiegava prima. Sentiamo l'intervista. Presidente, qui c'è una grande paura che ha creato grandi danni al mercato. Cosa si può fare per far passare questa paura? Ma guardi, noi abbiamo messo al primo posto il consumatore, un provvedimento che comunque garantisce al consumatore quello dell'etichettatura e della tracciabilità. Sapere quando si compra un prodotto agricolo il nome e cognome del produttore, quindi la provenienza. Questo direi che è la massima garanzia. I nostri prodotti sono sicuri, sono certificati e chi mangia prodotti dell'agricoltura italiana, del Veneto in generale, sa che comunque ha prodotti salutari. Ma per esempio appunto quando vado al mercato e compro una cosa, come faccio a capire, a cercare da dove viene un cetriolo come questo? Si può chiedere la provenienza anche perché c'è tutta una certificazione, per cui non c'è l'anonimato, nei mercati non esiste l'anonimato, esiste la provenienza e il rivenditore ha l'obbligo di dare informazioni al consumatore, che ha come primo diritto quello di avere la certezza del bene che compra. Quindi il consumatore ha il diritto di chiedere e deve ottenere una risposta? Assolutamente sì, anche perché quella è la fatica degli agricoltori che viene monetizzata sui mercati, perché quando i nostri consumatori riescono a riconoscere il cibo delle nostre aziende agricole, sanno benissimo che magari costerà qualcosa in più, magari, però sanno che è qualità. Grazie. Grazie a voi. Bene, avete sentito il presidente Zaia e da Treviso, se non avete altre domande, di fronte a questi fantastici ortaggi vi saluterei. Grazie all'inviato Matteo Parlato. E ora...